Allora, prima di tutto riassumiamo. Io sono l'unico qui in Italia che è immune da ogni forma di propaganda, sia di corde che di strumenti e tutte queste baggianate di cose che si dicono solo curare. Quello che mi fa incazzare è che anche persone che... Cioè, non si può parlare di ukulele dicendo cose che se levi la parola ukulele ci metti mandolino, chitarra, suonano uguali. Tutto quello che dite sull'ukulele sembra un mantra. L'ukulele del sociale, l'ukulele per i detenuti, l'ukulele per qui, l'ukulele per là. Ma ragazzi, detenuti solo perché l'ukulele è piccolo te lo pone in prigione. Siamo seri. Lo so che quando c'è la parola ukulele e serietà, le due cose tendono ad andare per due strade completamente diverse, purtroppo. Allora, purtroppo, io vi dico, io non sono assolutamente una persona seriosa. Se guardate il mio coso su Facebook, le canzoni che metto di country sono molto, molto, diciamo, con doppi sensi. Non c'ho assolutamente il senso... del decoro nel senso borghese, quindi sfatiamo il campo dal fatto che io sono non mi piace scherzare, sì, a me piace scherzare, ma usando il cervello, non cazzeggiare, sono due cose diverse. Cazzeggiare nel senso di scherzare in modo, ma cazzeggiare nel senso di, cioè, mi spiegate cosa di particolare l'ukulele rispetto al quattro o al mandolino o al charango o ad altri strumenti piccoli, al cavaquinho, bellissimi strumenti. L'ukulele è la versione simile chitarra con le corde in nylon, con molto piccola rispetto all'intonazione, punto, basta. Io non trovo, ci sono le cose fatte col cavaquinho che sono fighissime e non hanno niente da invidiare all'ukulele. Adesso l'ukulele è diventato lo strumento per, diciamo, sostituto della chitarra per non saper leggere né scrivere, poi salvo poi prendersela con la chitarra. E cazzo, ve la prendete con lo strumento che è quasi uguale. Questo è il mio ukulele insieme al tenore preferito, si chiama ukulele baritono. Non vi dico le cose che hanno, le stronzate che hanno detto. Io gli ho detto di cotte di crude, ho fatto un fior di video dove confrontavo solo l'ukulele baritono con la chitarra. Dicevo che chi ha detto che è la stessa cosa, tanto vale prendersi una chitarra, è un coglione. Ripeto, chi ha detto che tanto vale prendersi una chitarra se si suona con l'ukulele baritono è un coglione, che suona l'ukulele non sa neanche che cazzo di strumento sta suonando. Ripeto, se c'è qualcuno che si offende e mi dimostra che codesto strumento è uguale a una chitarra soltanto perché è intonato uguale, ragazzi, non conta solo l'intonazione, parliamo di suono, di timbro. Capite il cazzo di parola timbro? Perché vi riempite la bocca ukulele. E che palle, cazzo, uno che suona l'ukulele non me ne frega un cazzo della pace del mondo. Me ne frega, ma non in relazione all'ukulele. Non me ne frega un cazzo. Non penso che l'ukulele procuri la pace del mondo. Io non penso che se solo penso che suono l'ukulele mi metto a ridere o sorrido. Non penso che l'ukulele è la soluzione dei problemi esistenziali. Non lo penso. E penso che qualsiasi hobby potrebbe essere un aiuto, ma non la soluzione. Come non bisogna buttarsi a pesce, a pensare solo a quello che ci rode, neanche nascondere la testa sotto un tappeto o sotto un ukulele ci risolve i nostri problemi. È chiaro? L'ukulele in questa società di merda, di rincoglionimento, perché è una società di rincoglionimento, parliamoci chiaro, rincoglionimento, di ci vogliono cretini. Avete visto le pubblicità che girano? Andate a vedere, nelle stazioni di Roma, ci stanno 20 schermi, dico, forse anche di più,
che ripetono la stessa cosa in modo ossessivo. Si sente questo coro di televisori, di schermi che ripetono pubblicità, di lassativi, di antipulci e di cose del genere. Ragazzi, uno che sta aspettando il treno, siccome questa società di merda non finanzia un cazzo, perché i soldi vanno agli speculatori internazionali o alla NATO o a non so a che cosa, all'Unità Europea, adesso è unità, neanche comunità, hanno levato com, è rimasto unità. Siamo sottoposti a un bombardamento di pubblicità idiote. Sembra, c'era uno della banca che ballano del prestito della banca. Sembra che il livello intellettivo delle persone stai fra i 12 e i 13 anni, massimo 14 anni. Hai visto una pubblicità che parla veramente? Allora, tutto quello che è pubblicità deve essere fatto con un'inflessione di voce materna, rassicurante. E l'ukulele si immette in questo, purtroppo, in questo generale rincoglionimento. Purtroppo. Ecco perché mi sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo, sinceramente ve lo dico, tutto il mondo dell'ukulele, per come affronta l'ukulele e come affronta le cose. Ma volete spiegare per quale motivo le stesse cose non le può fare una chitarra o un mandolino? Che c'ha di particolare l'ukulele? Che è più acuto? Allora è la voce dei bambini? Entra in questo generale tutto così, siamo tutti sottoposti a questa cioè è tutta con questa inflessione studiata, è studiata a tavolino, perché è tutta ripetitiva dal momento che chiedi un biglietto, è la voce che ti risponde in una segreteria telefonica o la voce della TIM piuttosto che della Telecom, è tutta questa voce sì, rassicurante, vagamente sensuale, vagamente allegra. Ma di che dobbiamo essere allegri? Che ci impongono i vaccini, 12 vaccini, quando nessun paese al mondo c'ha 12 vaccini, e ci dicono che l'Unità Europea, e dicono che in Francia se non lo fai vai anche in galera, ma in Francia ce n'hai 4, e in Inghilterra non ce l'ha nessuno, il Regno Unito. E andate a vedere, tanto più il paese è facilmente corruttibile o non così avanzato dal punto di vista culturale ed economico, tanti più vaccini ha. Ma guarda un po', e siamo tutti complottisti. Ma guarda un po', siamo complottisti, quando De Lorenzo ha preso una tangente di non so quanto proprio in relazione ai vaccini. Siamo tutti complottisti. Anch'io sono complottista. Ma certo che sono complottista. Tutta sta storia che l'ukulele è monopolizzato. No, l'ukulele è liberissimo. L'ukulele a Roma è ukulele Roma. E se decidi di comprare un ukulele, ti suggeriscono soltanto quelli del mercatino dell'ukulele. Ma guarda un po', chissà perché. C'è il mai, io non ho niente contro il mai, ma ci sono altre decine di marche. Io ho suggerito Alibento, no, ma che cazzo, Alibento non fa degli ukulele tutti in legno massello, 80 euro concert, saranno sicuramente una merda, quello dicono, per me no, ah no, grande aiutaio ha detto che siccome lui ne ha trovati 4 tutti, allora sono tutti, fanno tutti cagare, è la sua grande esperienza, il suo grande senso di quello che è la statistica, tutte le opinioni positive di tantissima gente. Ragazzi, prima cosa, guardate che anche io ho visto opinioni negative della Fender, della Gibson, Martin di meno, Taylor di meno.
E non ci può essere un'opinione negativa della Harley Benton. Ragazzi, il concetto di qualità-prezzo, l'ho detto altre volte. No, no, non si può parlare di altri. Secondo la gente con 20 euro di più, nonostante tutto, se li comprerebbe e avrebbe strumenti con la tavola monica, il legno, il massello e probabilmente fatti bene. Sono fatti bene. Esteticamente gli Harley Benton sono per lo più fatti bene. Ci può capitare, fa talmente tanti modelli, ragazzi, che io non metterei la mano sul fuoco su tutto. È un mondo di merda, diciamoci chiaro. Viviamo in un mondo di merda dove la sera vedi questi strisci. No, ma sono condensi. Siamo tutti poveracci. No, no, noi non abbiamo capito un cazzo. Non esistono complotti. Non ce l'hanno messo in culo con l'euro. Non esiste il gruppo Bilderberg. Non esistono scie chimiche. Sono tutte cazzate che ci siamo inventati noi. ISIS non l'ha finanziato gli Stati Uniti. Ma che? Non ci sono interessi per gasdotti riguardo la Siria e il Qatar? Assolutamente no. No, no, assolutamente. Le rivoluzioni colorate, arancioni, non sono state finanziate e fomentate da Soros? Assolutamente no, siamo tutti complottisti. Giulietto Chiesa non ha capito un cazzo. No, no, tutto va bene, madama la Marchesa, basta che suoniamo il nostro ukulele. E lo Stato vuole il nostro bene, vuole le vaccinazioni perché ci tiene ai nostri figli, e non c'entra un cazzo le grandi case farmaceutiche, non c'entra lobbying, non c'entra corruzione, non c'entra niente, va tutto bene, ragazzi, basta che suonate l'ukulele, non c'è problema, i vostri problemi spariranno, anche se vi buttano non so quanto alluminio nell'atmosfera. Anche se hanno trovato il mercurio, no, no, non esiste il mercurio nei vaccini, sono cazzate. Ma chi metterebbe una sostanza nociva in quello che mangiamo? Ma è mai successo? Non è mai successo che la scienza ha toppato, mai. Non è stato successo che un farmaco bambini focomelici, non è successo che DDT, non è mai successo che ti hanno detto che non faceva male e poi l'amianto faceva male. No, non è mai successo. Non è mai successo che quando hanno testato le bombe atomiche i soldati dicevano che non c'era nessun pericolo di radiazioni. Queste cose non sono mai esistite. Non esistono i complotti. Chiunque parla di complotti è un complottista, è un cretino che non ha capito un cazzo della vita. Ragazzi, cercare i complotti anche quando non esistono è compito normale che fa la polizia, fanno i servizi segreti. Però quando li fanno i loro, va bene. Quando lo fa l'opinione pubblica, siamo complottisti. E certo, se viene a fare un'ispezione alla finanza, dite, ma che cazzo volete? Ma che? Ma siete pazzi? Ma che c'entra? Ma siete complottisti? Sì, siamo seri, ma volete che una persona non paghi? Che società di coglioni, che società di coglioni. Hanno paragonato chi parla di scie chimiche a terra piatta, è uguale, perché si sa che la terra è piatta, mentre le scie chimiche è la stessa cosa, non sono state mai viste nel cielo, sono esattamente uguali alle scie di condensa. Non è un caso che quando passano queste scie chimiche il giorno dopo il cielo è vagamente coperto di strane nuvole stratificate e poi per tante volte la sera piove. No, non esistono le scie chimiche. Chi ne parla è un complottaro, complottista. Non esistono i complotti, mai esistita. Il Panfilo Britannia è una cazzata. E poi devono dare pane e cicenza, quindi sembra che l'ukulele nel sociale, no, l'ukulele come è stato usato è per mettercelo in culo. Tieni il lecca lecca, ecco qua il lecca lecca, tieni il lecca lecca, intanto te lo mettiamo in culo, e intanto tu puoi anche suonare l'ukulele, politicamente corretto, suonare l'ukulele.
non suonare strumenti che incitano a un maggiore approfondimento musicale, culturale, di crescita. Non conare lo strumento che necessita nel suo approccio, non che l'ukulele non possa esserlo, ma come è presentato, e c'è qualcosa in ukulele che sicuramente favorisce, sicuramente è più facile diffondere l'ukulele per queste cose che il fagotto piuttosto che il corno francese, per vari motivi. Magari suonare la chitarra ci fa approcciare alla musica classica, ci fa approcciare a culture alternative un po' troppo puzzano di contro il sistema. Sentire blues, ci sono dei testi che fanno, ma anche nel canto ci sono dei testi che fanno pensare. Io amo il jazz, i testi del jazz lasciamo perdere, non mi piacciono neanche per cazzo, per la più parte, per la maggior parte. Ora, la cosa bella è che una persona come me, che è tutt'altro che ingenua, ma tutt'altro che ingenua, ragazzi, si sono permessi di trattarmi come se fossi un deficiente. Ragazzi, se voi non sapete con chi avete a che fare, i deficienti siete voi. Che vi aspettavate che... No. Chi cazzo sei tu che ha fatto questo gruppo col nome mio? Mi dici il nome e cognome? E ho capito chi è, e secondo me è pure di Roma, ma no. Belli, 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 bel coraggio. A me mi hanno preso di mira perché io ho scritto alcune cose mettendo nome e cognome, perché non sono un vigliaccone, ho scritto nome e cognome, e questo non hanno potuto sopportare. Perché? Perché non ero della loro cerchia. O non do scontato che il mercatino di ukulele sia l'ultima voce in capitolo sulla ogni ukulele. È un negozio di strumenti, ragazzi. È un negozio di strumenti. Punto e basta. Volete? Io ci ho litigato pure, io li dico alle persone. Barry Matz, ukulele, come si chiama il suo sito? Fa delle recensioni di ukulele, a parte le stronzate che ha detto sulle corde con la lenza da pesca, che è una cosa, è una proposta impraticabile, e io l'ho dimostrato. Ma quello che dice lui è, non dico Vangelo, assolutamente no, ma ha molto più. Vedo che, penso che sia molto più oggettivo e imparziale di quello che dicono quelli delle ukulele. Vi do un particolare: lui ha preso un corrispondente del Mailele e l'ha toccato con un cacciavite i tasti, e ha detto che non ha la stessa resistenza, la plastica durezza sui tasti che hanno gli altri ukuleli più costosi e il materiale plastico, e questo è una cosa che vuol dire che nel tempo i tasti si usurano molto più velocemente. I tasti si usurano, anche quelli di metallo, sulle cose, di questa cosa non ha parlato nessuno. Ora io non ne posso parlare perché non ho comprato quello con i tasti in metallo, per non saper leggere né scrivere, non mi fidavo. Quando ho fatto vedere la grandezza del mai tenore che era sotto, uno mi ha detto: la tua opinione? No, no, grazie, non è la mia opinione, l'ho misurato. Che cazzo di opinione parliamo? Ho misurato gli altri due tenori e misurato quell'altro, che anche Loana è piccolo. Chiaro? Quindi non gliela mando a dire, non me ne frega niente, non c'è nessun motivo di leccare il culo a una marca di ukulele o attaccarne un'altra, ma non me ne frega niente. Io mi sembra strano che Aquila che ha fatto queste corde in fluorocarbonio. Quando cazzo, dove cazzo si trova queste corde in fluorocarbonio? Ma dove cazzo si trova? A parte che Martin le fa 6 euro.
diamoci una calmata con i prezzi. E cazzo, io prendo le corde, 6 corde per chitarra mi costano 10 euro e 4 per ukulele mi costano 8 euro. Eh no, c'è qualcosa che non va. Oltretutto quelle, se c'è il suono acuto, le corde filate costano di più. Non c'è neanche una corda filata. Ragazzi, diamoci una calmatina sui prezzi. Martin in fluoro carbonio, andate a prendere, ordinatene tante che sono ottime per rapporto qualità prezzo. Poi se vi piacciono le Nilegard, prendete le Nilegard, ma domandatevi perché vi piacciono, perché vi hanno detto tutti che sono buone, perché avete sentito quelle dall'inizio e quindi è un gusto acquisito, oppure perché avete confrontato con le altre corde. Eh no, perché io ho confrontato con le altre corde, non mi piacciono proprio per niente. Ma guarda un po'. Ora probabilmente 1 su 10 posso pure mettere in navigante. Se voglio quel tipo di suono. È un tipo di suono che posso averlo su una canzone o su un ukulele particolare, ma in generale non è sicuramente il suono meraviglioso delle corde in nylon o qualsiasi altro materiale. Rosse mi piacciono, però il problema delle rosse è che non si trovano spesso. Adesso pare che c'è la musicarte. Un altro problema che si rompono spesso è, dice, perché non è perfetto un altro. Ok, questo è anche vero, però uno che monta le corde sull'ukulele, molti ukulele, visto che li vendete a 50 euro, 60 euro, non hanno il capotasto qui, è perfetto. E quindi che devo fare? Rompono sempre in proporzione, si rompono. Cazzo, a me mi si sono rotte pure da sole. Non mi è mai capitato che qualsiasi altra corda, anche di queste, si rompesse da sole. E alcune ce l'ho lasciate, quell'altro c'ho più di un anno, e non si sono rotte da sole. Poi sembra, no, uno dice perché non è vero, perché di no, no. Ok. Evidentemente quel tipo di suono, quel tipo di cosa, per avere quel tipo di corde, sono corde che più facilmente si rompono, specialmente qui, quindi bisogna fare attenzione quando si mette qua là, insomma. Insomma, sono un po' incazzato su tutte queste cose che vedo, perché ancora ripetono. E poi ragazzi, cioè, ci può essere qualcuno che la pensa diversamente da voi? Ma ci può essere? O vogliamo il pensiero unico? No, se vogliamo il pensiero unico, corde Aquila, che ukulele di bassa faccia, solo mai lele, o mai, solo quello, perché tutte le altre marche fanno schifo. Baton Rouge, cazzo, Baton Rouge hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma siccome sono commercializzate dalla marca di ukulele, non li conosce nessuno. APC è APC in portoghese. Comunque io ormai me ne sbatto le scatole, perché so benissimo che nessuno mi affronterà su quelle cose che ho detto, per come le ho dette, nessuno. Questo è l'ukulele che amo di più, assolutamente. Arrivederci.